Buon pomeriggio, siamo qui, siamo online, eccoci qui direttamente dall'aula formazione CERTFORM di Napoli, dal centro direzionale. Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre ospiti. Come annunciato, anche oggi siamo qui per parlare ancora della nostra campagna e di un tema a noi molto caro, del gender gap, che avrete sicuramente già avuto modo di vedere attraverso la nostra campagna, il video e attraverso un po' tutte quelle che sono state le pubblicazioni dei giornali che hanno parlato un po' del nostro progetto insieme a Maurizia. Le vedete già qui con me le nostre ospiti di oggi sono Maurizia Cacciatori, buon pomeriggio, benvenuta. Buon pomeriggio, è un piacere Simona essere qui con voi. Ruffino, Grazie. Alessandra De Tommasi. Buonasera a tutti. Salutiamo anche la dottoressa Anna Del Sorbo che purtroppo ha avuto un imprevisto e oggi non sarà qui con noi per parlare appunto di questo tema che a lei è molto caro. Ci dispiace molto perché comunque sarebbe stata la voce dell'imprenditoria al femminile, un po' ci avrebbe raccontato quella che era la sua realtà aziendale, la sua esperienza personale, ma speriamo di recuperare molto presto. Faccio una breve introduzione per chi ancora non conoscesse CERTFORM come realtà aziendale. CERTFORM nasce come agenzia per il lavoro ed è un ente accreditato per la Regione Campania, un ente di formazione accreditato alla Regione Campania. Nell'ultimo periodo, durante l'emergenza Covid, il nostro impegno nei confronti di tutte quelle aziende del territorio campano e non solo, ci ha visti protagonisti appunto a supporto di questi imprenditori e di queste realtà che hanno avuto il coraggio di reinventarsi, di reinventare la propria produzione per la realizzazione di dispositivi di sicurezza e alcune delle realtà aziendali che hanno ricevuto il nostro supporto in questo senso sono anche pugliesi, non sono campane. E dopo il lockdown, la scelta di rendere ancora più forte quello che era il nostro impegno sociale è arrivato nel momento in cui una riflessione ci ha portati a dare il giusto peso a quello che era un tema a noi molto caro. CERTFORM nasce da un'idea dei nostri fondatori, Elio Mascolo e Giovanna Mascolo, appunto, ed è una realtà aziendale formata per lo più al 70% da donne. Quindi siamo un po' atipici per quello che è il nostro settore e quello che è il nostro territorio di riferimento, se vogliamo. Quando abbiamo deciso di affidare a un volto come quello di Maurizia la nostra campagna, venivamo da una ricerca di chi potesse essere appunto quel volto che rappresentasse gli stessi valori che CERTFORM condivideva, i valori di umiltà, di trasparenza, di sacrificio, dedizione al lavoro e quindi Maurizia è stato quell'incontro fortuito perché dobbiamo raccontarlo, a noi non piace raccontare le favole, ci piace essere molto concreti, è stato un incontro fortuito perché tramite un collega che stimo molto, Alessandro Piemontese, è stato il nostro link e quindi ci ha messo in contatto. A Maurizio è piaciuto il nostro progetto e l'abbiamo realizzato, Covid permettendo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Maurizio ci ha raggiunto qui a Napoli, abbiamo realizzato questo video insieme a questi piccoli protagonisti che sono dei bambini eccezionali che hanno incarnato appunto il futuro del lavoro. Maurizio, io lascerei intanto la parola a te perché oggi siamo qui per parlare di disparità di genere, della nostra campagna e proprio perché spesso si dice che le donne non sanno fare squadra. Noi possiamo smentire alla grande, che ne pensi? Sono molto d'accordo con te, per me è stato un grande piacere, anche un onore far parte di questa campagna, anche perché è stata una giornata costruttiva sotto ogni punto di vista. Io nasco in un ambito prettamente femminile, perché da anni sono stata la capitana della nazionale italiana di pallavolo e quindi quando mi chiedono appunto del fatto che le donne non sappiano fare squadra, io sorrido perché credo che sia un modo di pensare completamente errato. Io nasco in una squadra perché sono uscita di casa che ero davvero molto giovane e sono entrata in dinamiche che io dico anche aziendali, perché la squadra è un'azienda dove c'è formazione, dove c'è metodo, dove c'è impegno, dedizione, passione, obiettivo da condividere. Ed è normale che
in ogni ambiente ci siano anche delle criticità. Quando facciamo tutte queste interviste che abbiamo tutti d'accordo, non è assolutamente vero. Ci sono momenti, punti in cui non è tutto fluido, ma quello che ha fatto la differenza nel nostro mondo è nella squadra, ad esempio, della nazionale, dove io ho militato per tanti anni, è stata la capacità e la voglia di reinventarsi, perché all'inizio eravamo una squadra nazionale che non portava a casa risultati, e poi col tempo, cercando di lavorare bene sulla comunicazione, sulla collaborazione, sul fatto proprio di metterci in gioco togliendo ogni maschera. Noi siamo quello che siamo e siamo le decisioni che prendiamo. E in un momento così delicato come proprio questo, io credo che le donne siano in grado di fare ancora una volta tanta differenza, perché è un momento difficile e le donne, anche se ci mettono forse un po' più di tempo a fare squadra, quando diventano squadra sono un'entità e un essere, un vivere all'unisono. E questo è qualcosa di straordinario, perché indossiamo quella maglia, che è la maglia che ci rappresenta, che può essere dell'azienda, del team, ma è la maglia che crede in noi, e portiamo avanti il nostro percorso con tutte le difficoltà e i sacrifici che fanno di noi persone straordinarie. Quindi non è vero che le donne non fanno squadra, lo sanno fare, ci mettono più tempo, ma quando sono squadre veramente toste, indissolubili. Bene, bene, possiamo confermarlo, effettivamente è così. Invece Simona Ruffino, brand strategist, che oggi mi fa veramente piacere avere qui con noi, perché Simona sa che la seguivo già sui social, ci siamo incrociate, ecco così, sui social, su Facebook, e in particolare è stato proprio un suo post che mi ha spinta ad invitarla a condividerle con lei appunto il nostro messaggio e la nostra campagna, di invitarla qui oggi. Qualche settimana fa Simona Ruffino pubblica su Facebook questo post dove diceva: l'autorevolezza delle donne spaventa ancora molto, è triste che spesso siano le donne stesse ad essere chiuse e vincolate dentro uno stereotipo di genere e di ruolo. Questo è stato il là per cui oggi Simona ovviamente ci porta la sua esperienza e la sua testimonianza qui oggi. Benvenuta. Grazie, intanto grazie per l'invito, e prima o poi questo incontro ci sarebbe dovuto essere. Chi mi segue, io sono una neuro brand specialist, quindi mi occupo in realtà di processi cognitivi legati alla comunicazione e alla costruzione di identità, per cui sono anni che vado ad indagare un po' come funziona, no, il nostro cervello, come funzionano i nostri processi motivazionali, decisionali, e lo faccio avendo fatto io stessa un percorso abbastanza lungo e tortuoso, perché io ho 37 anni, oggi sono come dire a capo della mia azienda, perché anche se sono una libera professionista, poi ovviamente ho tanti collaboratori intorno a me, ma ho un curriculum che è passato da diverse realtà, e ci sono entrata io con tutto il mio corpo e con tutti i pregiudizi che in realtà tante volte ho incontrato, perché io ho un curriculum abbastanza psicopatico e bipolare, perché ho iniziato a lavorare in realtà in Rai nella comunicazione, poi ho fatto un festival di Sanremo, ma questa è stata una parentesi, no, non cantavo, né vediamo anche questa Simona. Sono entrata nelle multinazionali, sono entrata nella Universal, poi sono entrata in L'Oreal, fino a quando a 26 anni, assolutamente con l'incoscienza di quell'età, ho deciso di levarmi di dosso la protezione delle grandi aziende, di voler provare intanto a costruirmi, ad autodeterminarmi. E da Roma, dove vivevo, sono tornata in Puglia, e sono tornata in Puglia facendo una fatica disumana per tutta una serie di motivi. Il primo era fondamentalmente che ero giovane e femmina, e che quindi tutta la mia esperienza, tutto il mio bagaglio, tutto il mio know-how, quando per esempio entravo nelle aziende con imprenditori uomini, e come voi potete immaginare 10 anni fa, 11 anni fa, forse anche qualcosa di più, io entravo, la Puglia è fatta di un tessuto economico dove ci sono grandissime aziende agricole,
che producono olio, ortofrutta, quindi prodotti dove ci sono proprio gli imprenditori di un tempo, quelli che erano i contadini di un tempo che poi sono diventati imprenditori. Beh, quando arrivavo io, sembrava essere arrivato un po' il diavolo, nel senso, il primo pensiero era: e io da una femmina mi devo far dire cosa devo fare. Sì. Questo era esattamente, c'era il fumetto. Però ho imparato, anche facendomi male, devo dire, nel tempo, a costruire la mia autorevolezza senza farla diventare uno scudo. La mia autorevolezza l'ho costruita capendo che non dovevo utilizzare la leva della femminilità, dovevo utilizzare la leva della competenza. Motivo per cui ho costruito la mia competenza come la goccia che scava la pietra. Ho imparato il linguaggio, ho capito come dovevo pormi di fronte a queste persone, uomini e donne che fossero. Bene, oggi io so, e lo maneggio tutti i giorni, che la nostra testa e il nostro cervello lavora per categorie e tendenzialmente utilizziamo gli stereotipi, perché gli stereotipi sono una semplificazione del pensiero, del ragionamento, no? Quindi lo stereotipo aiuta a mettere all'interno di quel cassetto, di quella categoria, un'idea. E pertanto, a 37 anni e lavorando con delle grosse aziende, oggi dico che, per esempio, sappiamo tutti che le aziende che hanno una governance e una leadership al femminile riescono ad ottenere dei risultati migliori. Non lo sto dicendo io in quanto Simona Ruffino, lo dice una statistica. E posso anche dire che sicuramente ci sono semplicemente delle caratteristiche innate di capacità cognitiva, che è proprio di funzionamento del sistema limbico delle persone di sesso femminile, che funzionano in una maniera differente, per cui diciamo che queste peculiarità del sesso femminile possono essere dei vantaggi rispetto alla governance, proprio per questa malleabilità, per questa capacità di essere tante cose contemporaneamente, per questa capacità empatica che in qualche maniera non tutte le donne, ma molte donne hanno, perché poi generalizzare è anche sbagliato. Costruiamo lo stereotipo al contrario, quindi assolutamente questo non deve essere. Però quello che voglio dire è che io sono tanti anni che lotto, non mi piace dire da femminista, perché in realtà io sono a favore dell'intelligenza, della competenza, indipendentemente dal sesso, ecco, dal genere. Però sono anche sicura e certa che ci sono delle battaglie che vanno messe, che vanno affrontate, perché è un dato di fatto e oggettivo che noi donne guadagniamo meno a pari incarico. È anche vero che tendenzialmente le aziende per l'80% hanno una governance maschile, che ci sono dei diritti che non dovrebbero essere guadagnati rispetto a sesso di appartenenza, ma dovrebbero essere guadagnati rispetto alla capacità individuale e assolutamente oggettiva della persona che si ha di fronte. Quindi quando io lotto per il gap, lotto in funzione del fatto che gli esseri umani devono essere capaci di essere valutati per quello che sono. E di riuscire a spiegare che invece si possono tessere delle collaborazioni, delle contaminazioni tra le persone, soprattutto all'interno delle aziende, delle imprese, che devono essere intelligenti, non possono ormai nel 2020 aggrapparsi ancora a dei pregiudizi o a degli stereotipi. È per questo che sono contenta oggi di essere qui con Maurizia, che ovviamente io conosco come atleta straordinaria e che penso conoscerò a Bari fra qualche tempo, per un impegno sempre per il vostro link, che è anche un mio collega amico. Ci rivedremo. Quando torno a Roma l'andrò a salutare, perché questo essere queste relazioni. In realtà non ce la dobbiamo cantare e suonare, soprattutto quando parliamo di impresa, ma dobbiamo semplicemente dire
facciamo un pezzo di strada insieme, cerchiamo di guadagnare quella che è una cosa che secondo me è fondamentale, cioè il merito. Il merito, indipendentemente da tutto. Grazie. E niente, questo è quanto. Grazie Simona. Passiamo all'ultima ospite, ma non per importanza, la nostra Alessandra De Tommasi, giornalista e fondatrice del blog Air Quotes. Parliamo della tua creatura, no? Di come il messaggio della body positivity vada a scardinare un po' tutte quelle convinzioni sbagliate su noi donne. Noi ci conoscevamo già, ma il tuo racconto in merito all'inclusività credo sia la cosa più preziosa che oggi il tuo contributo può portare qui oggi a noi e a chi sta ascoltando live su Facebook. Alessandra. No, buonasera a tutti, infatti grazie Silvia, era proprio questo il link che c'è tra il sottotitolo dell'evento di oggi, sul rispetto bisogna lavorarci, e quello che fondamentalmente è il messaggio della body positivity, che è esattamente questo. Io lavoro in un campo che è quello del mondo dello spettacolo, perché ci scrivo, sono giornalista di spettacoli, quindi cinema, TV, libri, teatro, eccetera, che ovviamente è molto legato a questo genere di diciamo di immaginario che ad una donna porta richiede degli standard che sono quasi realizzabile. Il messaggio che un po' è passato fino a qualche tempo fa è che il talento non fosse abbastanza. Abbiamo visto qualche anno fa il movimento del MeToo, che ha cercato di scardinare questo tipo di convinzione, perché appunto nello show business ad un artista, ad una donna, veniva chiesto qualcosa di diverso, quindi un quid pro quo, cioè per avere un ruolo, per avere un posto, per avere una qualifica professionale, bisognava, diciamo, aggiungere qualcosa in più, che poi dopo è sfociato in violenza, abusi, eccetera. Quindi questo ha innescato una conversazione sociale su cosa viene chiesto alle donne nel mondo del lavoro. Qualche tempo fa c'è stata questa polemica incredibile con Giovanna Botteri, che è stata giudicata, è una inviata di guerra straordinaria, che è stata giudicata per i cardigan che indossava. Allora questo mi ha fatto venire in mente alcune esperienze che io ho avuto, una è molto simile a quella di Simona. Mi trovo a fare un ufficio stampa per un evento di grande rilievo a livello nazionale. Tutti i miei colleghi maschi, dopo l'evento, è andato benissimo, sono stati promossi tranne me, perché c'era questa, comunque c'era l'idea, essendo donna, questa adesso si accasa, mette su famiglia, non si ha mai. Ora io ho 41 anni, invece è successo di uno dell'altro, non so se succederà, però questo non aveva niente a che fare con le competenze che avessi. Un'altra situazione, lavoravo in redazione, il mio diretto superiore, un giorno mi disse: senti, se adesso non mi fai, se non la smetti di farmi perdere la pazienza, ti butto dalla finestra, ma questo davanti ai miei colleghi. Il motivo era anche questo molto semplice: la competenza di una subalterna donna creava proprio una, come dire, gli creava, metteva in, diciamo, minava la sua autorità in quanto maschio alfa, in quanto mio superiore. E stiamo parlando di una persona, per darvi l'idea, per darvi un po' di contesto, che pensava che figlioccio fosse un messaggio di figlio. Quindi insomma, quello che scrive sui giornali, oppure che assurdità non fosse una parola italiana, ma si dicesse assurdezza, ma per darvi l'idea un po' delle competenze di cui stiamo parlando, un po' di contesto. E quindi, diciamo, situazioni di questo genere mi hanno molto allertata, mi hanno fatto, diciamo, capire che cosa mi fosse richiesto come donna, qual era cosa, diciamo, cosa dovevo provare in più oltre alla mia competenza. Allora, io scrivo sui giornali, quindi diciamo la bella presenza, tra virgolette, quello che viene richiesto da una giornalista televisiva, rilacciandoci a quando dicevamo della Botteri, non è uno dei requisiti che nel mio campo si dovrebbe avere, perché io scrivo sulla cosiddetta carta stampata, quindi sui giornali, per cui non ci metto la faccia. Però adesso si sta verificando nel mio campo quello che io chiamo un po' un ricatto social, una specie di spettacolarizzazione. Quindi, se per esempio, andiamo a fare delle interviste, alcune volte diciamo, fai delle interviste video per il web, quindi la cosa viene un po', diciamo, c'è un po' un mix di situazioni. Allora, alle 10 del mattino, immaginate questa scena,
arrivano delle donne che fanno lo stesso lavoro, come vestire come se stessero andando al cabaret, come se stessero per ballare al cabaret, quindi pieni di mostrini, pagliette, super scollature, gonne inesistenti, trucco pesante, eccetera. E praticamente quello che succede in queste situazioni è che loro si procacciano i complimenti delle star che stanno intervistando per poi usare questo siparietto sui social o comunque all'interno dell'intervista. Quindi questo non ha niente a che vedere con il discorso dell'intervista o con il rapporto con la star, ma viene richiesto che questa spettacolarizzazione della donna, per cui che siano millennial o no, però c'è questa, adesso c'è questa nuova deriva, no? E quindi mi sono trovata spezzata perché anche questa volta, prima diciamo come se il talento non fosse abbastanza, adesso è come se non ti esponessi, se una persona non si espone, un professionista non si espone, non vale niente. Quindi fondamentalmente come diciamo qual è lo scatto che ho fatto, il passaggio che ho fatto io nella, diciamo, nella mia mente? Innanzitutto io credo che questo, puntare l'attenzione su questo tipo di aspetti deve un po' diciamo, il focus su quelli che dovrebbero essere i requisiti di base della mia professione, che sono innanzitutto la proprietà lessicale, cioè essere in grado di parlare in maniera chiara, di farti capire, no? Poi ecco, come dire, la competenza, la conoscenza dell'argomento di cui si sta parlando, la preparazione, la professionalità dell'approccio, non questa specie di cabaret che viene messo su. Quindi io come ho diciamo, reagito a queste situazioni? Da un lato, mio malgrado, ho dovuto come dire, allinearmi in parte a questo ricatto social, quindi ogni volta che vado a fare un'intervista o scrivo un articolo, devo fare il selfie o fare un video dietro le quinte, eccetera, che diventa un po' un contesto dell'intervista, diciamo. E dall'altro, però, invece, ho capito che proprio perché lavoro in un ambiente in cui vengono proposti degli standard di femminilità a volte irrealizzabili, che non hanno niente a che vedere con il lavoro che devo fare io, perché io scrivo, quindi il fatto che fino adesso io abbia dovuto, tra parentesi, quasi chiedere il permesso di poter lavorare in questo campo, nonostante i figli di troppo, quindi quasi scusandomi perché io sono sovrappeso, però permettetemi comunque di scrivere, cioè, quindi diciamo due situazioni che non erano minimamente legali, cioè la mia professionalità, la mia competenza e il fatto di legare i figli al valore non erano assolutamente parte dello stesso discorso, ma non sono diventati. Quindi cosa ho imparato a fare, appunto, anche grazie al sito che poi ho creato, dove ho cominciato a parlare e a scrivere di questo argomento, è proprio smetterla di chiedere il permesso di avere il mio posto come professionista, che non ha niente a che vedere con per il tipo di lavoro che faccio io con questo tipo di canone estetico, e soprattutto di smettere di accettare questo doppio standard che c'è nei confronti del genere femminile, perché ai miei colleghi, quando vanno a moderare un incontro, quando fanno un'intervista, nessuno si permette di dire se hanno un bel rossetto, se hanno una gonna corta, non devono fare questi siparietti per attirare l'attenzione, perché se sono competenti e fanno il loro lavoro, non c'è bisogno di... Dovrebbe bastare. Posso dire una cosa? Che quello che hai raccontato ovviamente in qualche maniera mi tocca da un punto di vista lavorativo ma anche personale, perché lo dico ad Alessandra, lo dico a tutti, io negli ultimi 2 anni ho perso 40 kg. Ho perso 40 kg semplicemente perché un giorno ho deciso che basta, che potevo smettere di avere la ciccia come corazza. C'è stato scattato semplicemente un click nella testa. Ma non ho assolutamente nulla coi chili di troppo. Però mi sono trovata anch'io in quella situazione, ovviamente, partendo dal presupposto che con 40 kg in più, con 40 kg in meno, io sempre con la giacca, il pantalone e la scarpetta ginica vado in giro, non cambia assolutamente niente. Però quello di cui tu parli è una cosa che nel mondo dei social e della comunicazione si chiama personal branding. Paradossalmente il fatto che tu abbia, cioè tu, la valorizzazione della tua competenza e anche della tua personalità, delle tue fattezze, della tua forma, sono il tuo elemento differenziante. Quindi in realtà come donna dovresti sottolinearlo, non scusarti o pensare, cioè, deve essere la tua cifra.
perché è assolutamente questo. Tra l'altro, smontare pezzo pezzo lo stereotipo che se scrivi per Vanity Fair devi essere la tipa del diavolo veste Prada, per intenderci, non è esattamente, non corrisponde alla realtà. Così come se sei un'imprenditrice, come lo sono io, come lo è Maurizia, perché comunque lei è anche lei un'imprenditrice di se stessa, come lo sei tu, non è detto che noi si debba andare in giro col tagliere con la minigonna e il taccaspillo e l'auto leggente. Cioè, questo esiste solo nei film e nell'immaginario erotico del maschio. La realtà è un di consapevolezza, Simona, quello che dicevi tu sulla tua corazza e quello che ho fatto anch'io per altri versi, e ho smesso, adesso infatti non chiedo più né permesso, però quello che scusa, comunicazione, quando devi scattarti il selfie, quando devi fare quella cosa, quello è un gesto corretto nel meccanismo della comunicazione digitale del tuo posizionamento. Perché no, rifiuto di fare questo, esatto, sì, quindi insomma bene così, meno male che tutte gli altri hanno le paillette, i tacchi alti, perché alla fine sono tutte uguali e nessuno ci si distingue. Esatto, Alessandra. Maurizia nel suo ambito avrà avuto pregiudizio o situazioni in cui si è trovata a dover dimostrare a dover faticare il doppio per dimostrare gli stessi standard che invece venivano. Ma Maurizia è una gnocca da paura a prescindere, cioè voglio dire, è una statua. Non parlo di estetica, parlo proprio di professionalità, cioè di essere presa sul serio come professionista. Cioè, dal mio punto di vista posso dire che a volte il fatto di essere una bella donna è stato anche un handicap nel mio mondo, perché purtroppo legavano il fatto di essere bella al fatto di essere stupida, e quindi per tanti anni abbiamo anche combattuto, perché la nazionale femminile di pallavolo era ed è tuttora una nazionale di gran belle ragazze. Pensa sempre che sono tanto belle quanto tonte, no? E invece nessuno pensa che invece dietro tanti sacrifici, dietro tanti momenti di donne che sanno parlare, sanno mettersi in gioco, possono avere quei 5-6 kg, 10 kg in più, ma chi se ne frega, noi siamo quello che siamo e siamo belle per quello che portiamo avanti. E spesso e volentieri rimango allibita, no, da queste immagini che vediamo ormai ovunque sui social di donne straordinariamente belle fuori e tristi dentro, almeno questo è il mio pensiero, no? Quindi ben vengano le donne che fanno vedere chi sono realmente, e ahimè, peccato quelle che devono comunque vestire una maschera che non le rappresenta. Sì. È assolutamente così. Sì. Alessandra, avevi qualche domanda per le altre ospiti qui oggi con noi, oppure possiamo vedere i commenti, se ci sono commenti o domande da parte di chi ci sta seguendo? Se non ci sono, io potrei parlare, sono una che non pecca di timidezza, quindi potrei parlare anche per giorni interi con Maurizio e con Simona. Se voi sono domande, io continuerei all'infinito, perché sono curiosa di tutte le altre esperienze professionali delle altre donne in campi che sono diversi dai miei, a cui vengono richiesti requisiti che sono diversi dai miei, però che poi alla fine hanno lo stesso tipo di difficoltà, perché di base devi superare un ostacolo in più. Per questo mi chiedevo, Maurizia, qual era oltre al pregiudizio di questa presunta stupidità che viene legata all'estetica, proprio a livello atletico, qual era la cosa che sorprendeva di più i vostri interlocutori? Ma diciamo che noi siamo state molto unite nel nostro obiettivo. Spesso scrivevano sui giornali che noi eravamo belle ma non ballavamo, quindi era una delle cose più drammatiche che potessero scrivere i mass media, perché la prima parte della fase della nazionale italiana era una parte di grandi fallimenti, perché la squadra non portava risultati e quindi venivamo apprezzate solo per la nostra bellezza, per i nostri fisici.
E allora io rispondevo sempre a tutti questi giornalisti che continuavano a dire: ma siete bellissime, siete bellissime. Io mi arrabbiavo terribilmente perché continuavo a dire: se noi, se voi pensate che noi stiamo a guardare alla nostra bellezza, noi dovremmo mollare questo sport e buttarci tutti a fare Miss Italia, no? Invece noi vogliamo dimostrare di essere più grandi atlete. Il problema è che non lo eravamo ancora. E quel passaggio è nato piano piano, confrontandoci, perché ognuna di noi lavorava al singolare e non come una squadra. Quindi ci siamo trovate insieme, abbiamo capito che una dipendeva dall'altra, che non c'era una prima donna, bensì c'era una squadra dove anche l'ultima arrivata aveva il suo valore, che forse valeva quanto la giocatrice fosse più determinante. E quindi questo gioco di squadra ci ha fatto crescere tanto, al punto che quando dicevano che eravamo belle, noi guardavamo anche stanche, no? E forse con un occhio come per dire: dai, basta, cioè andiamo oltre, andiamo oltre l'aspetto fisico, sì, avete stufato. Siamo riuscite a far vedere quanto c'era dietro di noi, perché non è stata una battaglia semplice. Noi andavamo sempre su tutti i giornali ed era qualcosa di straordinario, ma non per i nostri risultati di fatica, di rinunce, di ore. Io penso di aver fatto 3-4 Natali a casa nella mia vita quando giocavo al lavoro, quindi grandi rinunce. Sono uscita di casa che ero in prima liceo, non sapevo cucinare, non sapevo fare nulla, sapevo giocare a pallavolo ed ero molto molto brava a scuola. Parlo 3 lingue, oggi lavoro nel mondo della comunicazione, della formazione, e secondo me quello che è importante è riuscire a trasmettere, no, questi valori che si allenano. Io dico sempre che la vita è fatta di inizio e è fatta di cicli, tutto ha un inizio e tutto ha una fine. È quello che sappiamo mettere in campo noi che fa la differenza, e che spesso e volentieri siamo noi che poniamo limiti, no? Quindi saper andare oltre, e che tutto è allenabile, in momenti di grandi sofferenze, in momenti di grande esaltazione, in momenti di cambiamento, tutto è allenabile nella vita. E quindi mettiamoci in campo. Mi piace questa parola, la userò un sacco, lo sai? Sì, ma io poi vado molto allenabile, che si usa poco, però mi piace un sacco. Hai ragione che tutto può essere allenabile. Tutto può essere allenabile quando c'è resilienza al cambiamento. Guardiamo adesso come comunichiamo e come siamo ormai naturali, no? Nel dover comunicare a distanza, ma il distanziamento sociale non significa prendere le distanze dalle persone. Questo è un momento molto tosto della nostra vita, no? E anche al femminile, i nostri figli, le nostre vite. Io parlo a tante donne che lavorano e hanno a casa anche tanti bambini piccoli, come sono io. Io ho 2 bambini, e dicevo prima che ho il terrore che buttino giù una Barbie, la mia bimba che butti giù una Barbie durante la diretta, cada da Barbie proprio in presenza, ecco. Ma sappiamo gestire tutto, abbiamo una forza e un potenziale incredibile, quindi giochiamocelo, però dobbiamo formarci, prepararci, non arrenderci, stare sempre in campo quando il mare è meraviglioso, ma anche quando c'è tempesta. È proprio così. Questa esperienza maturata nel mondo dello sport, Maurizia poi nel tempo ha avuto la fortuna di portarla all'interno delle realtà aziendali che incontra quotidianamente, no? Hai dei racconti, ovviamente non facendo i nomi, in merito ad aziende che magari hai conosciuto team con cui hai avuto modo di lavorare, dove c'erano appunto casi in cui la disparità di genere compromettesse il lavoro di squadra? Assolutamente sì, io ho avuto in questi ultimi, diciamo, 7-8 anni la fortuna, perché per me è una fortuna, perché per me è portare la mia eredità di valori, di soft skill allenate durante le esperienze in campo da giocatrice all'interno delle aziende. E ho visto tante aziende super performanti, ma anche tante aziende con forti criticità, perché mancava proprio un punto d'incontro, no? Ognuno andava per il proprio percorso e pensava di lavorare bene, magari lavorava ancora più di quello che poteva dare, dava più del 100%, eppure non portava a casa il risultato. E quindi attraverso la mia esperienza, attraverso il mio modo, io non voglio insegnare nulla, io arrivo dallo sport, quindi il mio mondo è il palleggio, il bagger, la schiacciata, ma dietro un palleggio c'è la volontà di mettere a proprio agio la mia collega, il mio collega, ecco, non parliamo solo al femminile, ma io
questo, l'empatia, capire con chi sto lavorando, i limiti miei e i limiti della compagna che, con la quale io devo svolgere l'azione, cambiare la strategia. Abbiamo preparato uno schema, una partita alla perfezione, all'ultimo secondo cambia una giocatrice, reinventarsi velocemente. Queste sono tutte tematiche particolarmente attuali, la gestione del cambiamento, l'evoluzione, sono tutte tematiche sportive ma aziendali al massimo. Quindi le aziende oggi si trovano in una situazione di grande criticità perché spesso e volentieri non si conoscono, quindi è qui che bisogna lavorare, no? La collaborazione, la voglia di mettersi in gioco, ma ora, perché è inutile piangere sul passato, su come eravamo, ma bisogna comunque cercare di andare avanti sul nostro presente pensando al nostro futuro in maniera costruttiva. C'è una domanda di una spettatrice, Carolina Federico. Avete mai segnalato un gender gap? Nel momento in cui vi siete accorte di essere discriminate, come avete agito? Chi deve rispondere? Chi vuole rispondere? Io personalmente sì, ovviamente ne sono stata vittima, anche se questa parola non mi piace, ma io non ho mai indietreggiato di un passo. Io mai, nemmeno quando forse non avevo nemmeno l'esperienza e la competenza che ho oggi, come diceva Maurizia, che ho allenato e costruito in questi ultimi 12 anni. Non ho mai indietreggiato. Io quello che faccio è immediatamente, quando, a meno che non sia passato lunghissimo tempo, io chiedo e do del lei a chiunque, proprio esigo che io venga trattata per il ruolo che ricopro all'interno delle aziende. Ho scelto di alzare la posta. Quando è capitato e mi sono sentita ferita, ho fatto un'azione determinante per me. Ho scelto, appunto, non ho indietreggiato e anzi, quando ho capito che la mia femminilità, o meglio, il mio essere femmina poteva essere un precedente o costituire un deterrente, ho deciso in quel momento che io sarei stata la migliore neurobrand specialist d'Italia, punto. L'ho deciso, ho investito soldi, tempo e denaro, mi sono rimessa a studiare e continuo a farlo tutti i giorni, cerco di costruire per me una comunicazione allineata e veritiera per quello che sono, anche per quello che è la mia sensibilità, che è profondamente diversa probabilmente rispetto a quella di tanti colleghi uomini. Anche proprio nell'approccio con le aziende, con le figure all'interno delle aziende, qualsiasi essi siano, che sia il portinaio piuttosto che l'amministratore delegato. E soprattutto ho scelto di alzare il mio prezzo, perché quando si è alzato il mio valore come professionista, anche il costo e il valore della mia consulenza è aumentato. E devo dire una cosa, che nel momento in cui io ho deciso che non alzo nemmeno il telefono, a meno che l'altro non riconosca la mia competenza come valore, da quel momento nessuno più si è permesso di metterlo in discussione. E questo è ovviamente il risultato di un percorso che è in divenire, però lavoro con molte donne. Il mio team è quasi sempre composto da donne, per il semplice motivo che poi io riesco a comunicare meglio e a costruire cose migliori, anche se ho tanti colleghi bravissimi, straordinari, che sono uomini, conta loro. Però il ragionamento è che... Però è cambiata la percezione nel momento in cui tu hai fatto questa scelta. Sì, Maurizia parlava prima di cambiamento, in realtà è stato il tema del mio articolo di oggi, perché stamattina alle ore 8 si sono scatenati gli dei, per cui sono state impressate da me le telefonate, e parlavo della difficile prova della resistenza al cambiamento, che è un grosso gap, anche questo è handicap delle aziende italiane, degli imprenditori. Poi chi fa, anche se io sono una brand specialist, poi sto dentro le aziende, non è che faccio altro, quindi mi occupo di sviluppo di impresa sostanzialmente, e quindi in realtà ho capito che il cambiamento è la forma assoluta della crescita,
E per questo alle donne che si sentono discriminate, che sono in una fase della loro vita in cui magari si sentono inadatte perché le fanno sentire inadatte, l'invito è quello a fermarsi, a riflettere sul cambiamento che non deve avvenire fuori, non deve avvenire negli occhi degli altri, ma deve avvenire nella autoconsapevolezza di se stesse. Come è capitato a me, io racconto sempre la mia storia semplicemente perché è quello che ho provato io e lo posso portare a testimonianza. Io a un certo punto ho detto: Ruffino, adesso basta, stop, basta. Quindi mi sono messa a dieta, ho venduto le quote della mia società, ho tagliato i rami secchi, ho detto, mi sono rimessa a studiare, ho fatto una piccola rivoluzione personale. Oggi sono soddisfatta parzialmente del risultato, c'è ancora tanta strada da fare, però penso di poter dire quella che è la mia certezza, cioè il cambiamento e l'autorevolezza che io oggi riesco ad avere è iniziata nel momento in cui ho deciso di esserlo e di volermi bene anche con i miei limiti, con le mie con tutti i difetti che ho e con tutti i limiti proprio culturali e via dicendo, però ho deciso che nessuno si doveva permettere di giudicarmi. La stessa cosa che stai dicendo tu, Simone, è capitata a me, anch'io la reazione che ho avuto io inizialmente è di confusione, no? Perché non ti rendi conto per quale motivo a parità di situazione c'è un trattamento diverso. Però, per esempio, quando prima vi raccontavo il discorso del mio capo, del mio superiore che ha detto che mi butta dalla finestra, nel momento in cui è successo, a parte quei 5 minuti di 5 secondi di confusione, mi sono alzata, sono andata dal capo del mio capo e mi ricordo questa scena per cui ho chiuso la porta del suo ufficio e sono rimasta in piedi. Lui mi ha detto: siediti, rimango in piedi. Allora sono rimasta in piedi, dico: guarda, io lo capisco che qui facciamo questi giochi c'è questo ambiente maschile, facciamo queste spacconate da caserma e quindi queste minacce di defenestrazione, insomma, possono essere ritenute simpatiche, però è il caso di metterci un punto seriamente. Te lo dico, diciamo, col sorriso, però te lo dico con fermezza. Quindi questa situazione non si deve mai ripetere, mai più, nemmeno per scherzo. Io sono rimasta in piedi e ho detto: questa cosa sono uscita. Io, visto che penso che ci stiamo quasi per salutare, io vorrei, l'unica cosa che vorrei dire e condividere con le colleghe e alle persone che ci stanno sentendo è accendere una luce sul concetto di educazione, perché tutto quello che noi ci stiamo dicendo oggi ovviamente lo stiamo dicendo a fronte di essere delle donne belle fatte, adulte, immagino ormai quarantenni quasi tutte, o giù di lì, con un trascorso. Però tante volte mi è stato chiesto, per esempio, di parlare alle nuove generazioni, e io penso che al di là di tutto quello che è la nostra battaglia, noi come donne autorevoli, perché penso di potermi mettere questa stellina insieme a voi sul petto, penso che abbiamo il dovere di capire e far sentire giuste le nuove generazioni, che invece ovviamente un po' per natura, un po' per età, un po' per cultura tendono a stare sempre un passo indietro. E secondo me, se noi lavorassimo sul modello del femminile autorevole anche sui giovani, giovanissimi, riusciremmo ad avere forse fra 10 anni, fra 20 anni, degli adulti sicuramente con meno problemi, anche non solo nel mondo del lavoro ovviamente, pensiamo alle relazioni, pensiamo alla violenza di genere, pensiamo a tutto quello che il concetto di femminile porta e di maschile porta dietro a loro, il patriarcato e tutto quello che, insomma, magari racconteremo un'altra volta. Però mi piacerebbe che, insomma, noi che lo facciamo per mestiere, che comunichiamo per mestiere, stessimo molto attente anche a tirarci dentro non solo le imprese, non solo il mondo del marketing, ma anche
cercare di fare la nostra parte per quello che è la costruzione del futuro, che ha bisogno, secondo me, di esempi autorevoli come può essere Maurizio. Ancora sicuramente mi permetto, più di me o più di Alessandra, in quanto campionessa, cioè nel senso nella costruzione della narrazione, nella costruzione della narrazione, io ricordo perché io la guardavo giocare e ogni volta pensavo volasse e la guardavo e dicevo a Bari si dice così, una sorta di femmina, che non vuol dire buona, vuol dire una che, caspita, quando si muove c'è, quando parla c'è, quando schiaccia c'è. Cioè è una che ha un peso nel mondo, anche se non sta parlando. E questo secondo me è quello che deve accadere ad ogni passo di ogni donna, di ogni età su questo pianeta. E quindi noi che abbiamo questo tipo di fermezza e anche di competenza dobbiamo impegnarci a fare anche questo. Giustissima riflessione, vero. Mi piacerebbe chiudere così e salutarvi tra un po', ma c'è un'ultima domanda arrivata da una spettatrice che ci scrive: si è a volte accusate di parlare esclusivamente di discriminazione in senso femminile, avete mai assistito ad una discriminazione invece maschile? Sì. Io sì. Chi ha parlato? Non mi vedevo, scusate, mi sono persa. Ok. Io sì. È capitato nei confronti di maschi che non erano esattamente dentro lo stereotipo del maschio alfa, e parlo ovviamente di maschi che magari non erano propriamente virili o così anche sul luogo del lavoro. Oppure devo ammettere che qualche volta io sono stata discriminante. Perché questo lo devo dire, a me è capitato sovente, mi capita ogni tanto, quando incontro una persona che non mi sembra particolarmente preparata o brillante, io in maniera discriminatoria, inconsapevolmente, per quella che è la mia cultura, dico, ma poveretto è maschio, cioè è come, me ne rendo conto io, cioè io stessa, è come se attribuissi in maniera assolutamente discriminatoria una capacità è limitato, cioè è maschio, e quindi io sono stata discriminante almeno 3 volte nella mia vita, sicuramente nei confronti di uomini non particolarmente capaci e che magari invece ricoprivano dei ruoli molto molto determinanti e determinanti per la vita di tanti tanti lavoratori, migliaia di lavoratori. Quindi il primo giudizio discriminante era il mio, perché mi rendevo conto che non era capace di essere un leader, non era capace di fare, non aveva le competenze per esserlo, non per indole, ma non aveva le competenze, non aveva mai studiato, si era trovato lì perché era il parente di, il nipote di, e quindi in quel caso io stessa sono stata discriminante. Poi mi è capitato, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché anch'io per tanto tempo, adesso ho smesso, mi sono tolta il vizio, ma per tanto tempo ho curato la comunicazione di tanti personaggi pubblici e mi sono trovata di fronte a situazioni in cui c'erano dei giovani ragazzi, e in questo caso entriamo in un altro gender gap da colmare, omosessuali o particolarmente sensibili o ovviamente assolutamente discriminati, soprattutto dagli uomini che erano a loro, ai vertici. E lì ovviamente io sono entrata a spada tratta nella difesa, perché magari ovviamente. Quindi in realtà io sì, mi sono trovata in tutte le posizioni, ad essere discriminata, ad essere discriminante e a difendere i discriminati. Però anch'io sono vittima degli stereotipi o comunque della costruzione di un'idea, no? E purtroppo devo dire che qualche volta ci sono cascata a dire quella frase lì. È maschio, poveretto. Condivido il mia colpa, perché anch'io, lo devo ammettere, l'ho fatto. È tutta sincerità oggi, davvero, senza filtro. Siamo qua. Va bene. Leggevo da alcuni commenti, sì, infatti, di un altro spettatore, di Fabio, che diceva appunto delle discriminazioni maschili che sono spesso avvertite da membri della comunità LGBT, sì. Quindi si legava un po' a quello che stavi dicendo tu, Simona.
Va bene, io penso siamo arrivati alla fine, sì, siamo arrivati alla fine della nostra live, del nostro salotto virtuale di Certform. È stato un immenso piacere avervi qui con noi oggi. Insieme a Maurizia riprenderemo altri discorsi per Certform, visto che ormai siamo un team, da un certo punto di vista siamo un team in questo particolare periodo, e riprenderemo in particolare il discorso del lavoro con i team aziendali e presto appunto daremo maggiori dettagli anche sui percorsi di formazione di Certform in questo senso. Io vi ringrazio di cuore perché è stato bellissimo condividere con voi questo pomeriggio insieme di esperienze, di scambi, di idee, di riflessioni su un tema a noi molto caro. Grazie a Simona Ruffino, Grazie a voi. grazie a Alessandra De Tommasi, Grazie Silvia. grazie a Maurizia Cacciatori. Grazie Silvia, un grazie speciale a Simona e ad Alessandra perché davvero le vostre testimonianze mi hanno molto colpito e non si smette mai di imparare, davvero. Avrei voluto segnarmi tutte le cose, ma non potevo perché siamo in diretta, non è carino che sto per prendere appunti. Però davvero belle testimonianze, Ci incontreremo, Maurizia, succederà. Incontreremo. Adesso, appena ci consentono un aperitivo, partiamo subito. Ci becchiamo Eh? da qualche parte. Scegliamo la città e ci mettiamo. Grazie a tutte. Grazie, buona serata. Buon lavoro a tutti.